Siamo in compagnia di Flavio, uno dei fondatori del consorzio del Basilico Genovese DOP. Allora Flavio, parlaci un po' del consorzio e delle vostre attività. Allora, il consorzio prende il suo via nel 2005 quando finalmente la comunità europea allora ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il riconoscimento della DOP al Basilico Genovese. Era stato per noi un percorso molto lungo, ci abbiamo messo 10 anni, ma siamo stati premiati dalla nostra tenacia perché attualmente possiamo, fregiandoci della DOP, offrire un prodotto di eccellenza agli utilizzatori finali, che sono soprattutto il mondo della ristorazione, ma anche tutte le famiglie che per tradizione Liguria comunque mangiano il pesto più volte alla settimana. Con il Basilico Genovese DOP abbiamo dato loro la certezza di poter utilizzare un prodotto eccellente. Bene, una ricetta che puoi consigliare, guarda, a parte i classici spaghetti o... Comunque io approfitterei per dare ai nostri amici che ci vedranno in tutto il resto d'Italia di ricordare loro che gli ingredienti per fare il pesto sono 7 e abbiamo l'aglio che comunque accompagna l'alimentazione da sempre, abbiamo i pinoli che sono stati messi per attenuare un po' la frolla dell'aglio perché una volta ne usavano tantissimo dell'aglio, il Basilico Genovese DOP, gli diamo la giusta sapidità con il sale. Poi aggiungiamo le sostanze grasse che nel nostro caso sono il fiore sardo di OP, perché Liguria non è mai stata una terra di produzione di formaggi, ma i nostri vicini della Sardegna sì, ce l'hanno mandato sempre tantissimo, lo usavamo tantissimo, al quale abbiamo affiancato quando è arrivato il parmigiano reggiano. Capite bene che è due eccellenze d'Italia. E per ultimo, ma non ultimo, di ordine importanza è l'olio extravergine delle riviere ligure di OP. Senza quest'olio non avremmo questo pesto eccezionale. Un olio che accompagna gli altri ingredienti, non li sopravanza con le aromaticità dell'olio, ma anzi gli dà quella fragranza al nostro pesto che ti invito ad assaggiare, che ho preparato qui, per farti fare un viaggio sensoriale. Un connubio perciò di sapori, profumi e prodotti del territorio. Esatto, veramente dobbiamo ringraziare l'uomo o la donna che si sono inventati il pesto qualche centinaia di anni fa, però noi al giorno d'oggi facciamo innovazione con questa ricetta, con i 7 ingredienti che vi ho detto poco fa, facendola come l'innovazione, facendo un po' questa salsa pesto come piace ai nostri giorni, quindi magari mettiamo un po' meno aglio, ma lo mettiamo sempre. Regoliamo giusto con i pinoli, mettiamo un po' meno di fiore sardo di OP perché ha un gusto troppo forte. Ok, però mangiamo sempre la seconda salsa più usata sulla faccia della terra per condire la pasta, il pesto. È stato veramente, ha fatto marketing da solo. Ti ringraziamo e assaggiamo un po' del tuo pesto. Volentieri.